Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Sul federalismo, nel quale modo particolare della nostra regione. Ma l'MPA a livello nazionale è ancora al governo? Non ho senso che ci sono tre candidati che corrono. Io prima di andare, sarebbe stato forse per me. Tu sei stato in no, mi pare che il presidente Cuffaro abbia un po' la rabbia di non gestire più il potere che ha gestito per 7 anni. E non è assolutamente lucido e razionale su tutta una serie di accuse e di deficienze della regione siciliana, che certamente non può avere creato Lombardo in 12 mesi. Sono delle deficienze, dei buchi di bilancio, dei sfaceli in ogni settore economico, che certamente non sono di Lombardo, essendo stato Cuffaro per 7 anni presidente della regione. Noi abbiamo scelto in Sicilia un ruolo di opposizione e questo faremo per i prossimi anni. Questo vuol dire, così come un partito moderato deve fare, che faremo un'opposizione costruttiva, che voteremo le leggi nell'interesse delle imprese, delle famiglie, della Sicilia, dei siciliani, ma un'opposizione convinta come quella che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Dopo di ciò è chiaro che le opposizioni devono trovare un momento di strategia comune perché l'opposizione diventi più forte. In questo senso, per quel che ci riguarda, c'è la disponibilità a fare un'opposizione strategica insieme al Partito Democratico, ma non pensiamo minimamente di fare ingiugi col Partito Democratico, che tra l'altro sta ancora facendo un congresso e deve persino scegliere la propria linea politica. Visto che ci sono tre candidati, uno è Mattarella, che è il candidato dell'area Bersani, poi c'è Lupo, che è il candidato dell'area Franceschini, e poi pare che sia venuto fuori questo Lumia, che credo alla fine possa essere solo il candidato di Dell'Utri, Miciche, Lombardo, dato che hanno fatto questo accordo comune per il governo della regione. È necessario ripartire non per un'operazione nostalgia o semplicemente di orgoglio, che non avrebbe un significato politico importante nel presente, ma guardando al futuro. Perché gli spazi di democrazia ormai in Italia sono ristretti, i partiti sono diventati delle corporazioni che si difendono, non sono più aperti a tutti. Ecco perché nasce questa sorta di volontariato della politica. Volontariato della politica che però è assolutamente necessario per poter dire la nostra. Abbiamo il dovere di dirlo. E chi ha un'impostazione come noi, anche morotea, se questo paese, non, come diceva Aldo Moro, non tornerà ad avere nuovamente una stagione dei doveri, non si salverà. Noi crediamo in questo, è il momento per farlo. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale.